Assessore Gina Lupo, mantenuto l'impegno da lei preso alcuni giorni fa in precedenza, ossia la sospensione del pagamento della TARSU in alcune scuole. La giunta municipale di Taranto questa mattina ha varato questo provvedimento. Sì, come avevo detto e come è scaturito da una riunione che abbiamo fatto qualche giorno fa tra le parti in causa, con la sottoscritta, il dirigente dei tributi e tutte le scuole intervenute, avevo preso questo impegno, ho mantenuto fede alla promessa. Stamattina abbiamo tenuto giunta, proprio una giunta ad hoc per questo problema, e all'unanimità è stata sottoscritta la delibera di sospensione, quindi attualmente sono sospese le cartelle TARSU per le scuole e di conseguenza anche i pignoramenti con il conseguenziale sblocco. Però voglio precisare che, contrariamente a quello che è accaduto in tutti questi anni, perché questa è una vicenda che si trascina da circa 10 anni, oltre 10 anni, ho chiesto una risoluzione finale. Occorre andare a vedere se la cartella TARSU è dovuta o no, perché altrimenti fra un anno, fra 2 anni saremo punte da capo, quindi occorre risolvere in maniera definitiva con l'intervento del Ministero questa situazione. Però intanto già la situazione, come dire, è stata tamponata. Assolutamente sì, lo sblocco ci sarà se non c'è già stato, per cui le cartelle sono state ovviamente non annullate, perché non è potere del Comune annullare una cartella esattoriale, ma sono state sospese, quindi le scuole possono tirare un sospiro di sollievo.